Amiche e amici, ben ritrovati ancora una volta nei Vivai Le Georgiche. Come avete visto, abbiamo cambiato il solito set in onore di una pianta o di un genere di piante che oggi andrò un attimino a spiegarvi. Sono piante bellissime e stiamo parlando delle calatee. Le calatee ovviamente sono delle piante che noi utilizziamo in appartamento, in ufficio, proprio per la loro provenienza, che è quella della foresta pluviale tropicale, quindi tipicamente connotata da temperature miti durante tutto l'arco dell'anno. Appartengono alla famiglia botanica delle Marantaceae, proprio come la maranta che abbiamo scoperto qualche settimana fa. Prima di passare alle informazioni riguardanti la loro cura, giusto due curiosità molto veloci. La prima è che la calatea è una delle piante che ha fatto parte dello studio della NASA durante gli anni 80, che ha comprovato la capacità di queste piante, tra le altre, di depurare l'aria dei nostri ambienti domestici e lavorativi da alcune molecole inquinanti. La seconda cosa che tengo a dirvi è che è una pianta pet friendly, quindi non vi preoccupate se avete cani e gatti in casa, queste piante per loro sono innocue. Il mondo della calatea è molto variopinto, troverete diverse specie, diverse varietà anche sul nostro negozio online, tutte accomunate da questi bei disegni che sembrano percorrere le nervature fogliari. Alcune di loro, oltre che per la pigmentazione delle lamine fogliari, sono anche molto apprezzate per vistose fioriture, come ad esempio la calatea croccata che c'è qua alla mia sinistra. Bene, bando alle ciance e partiamo subito con i consigli per curare al meglio queste fantastiche piante da appartamento. A livello di esposizione luminosa dobbiamo dotare le calatee di una luce non diretta, possibilmente schermata, soprattutto nelle stagioni come l'estate, la primavera e l'inizio autunno, in cui la radiazione solare è ancora forte e potrebbe creare degli ustioni sulle lamine fogliari. Non vi preoccupate se però avete delle zone della casa che sono non proprio luminosissime. La calatea, una volta cresciuta, si adatta bene anche a delle zone con una luminosità un pochino più moderata. La calatea vuole bagnature moderate, in modo da assicurare sempre una certa umidità nel terreno. Come diciamo sempre, terreno umido e mai bagnato. Questo vuol dire che, per capire se la calatea ha bisogno di essere irrigata, dobbiamo entrare con il dito all'interno del vaso, scendere un paio di centimetri ed aspettare ad effettuare le bagnature finché il terreno al tatto non ci si presenta completamente asciutto. Se dovete rinvasare la vostra calatea, il terreno che preferisce è un terreno sciolto, sicuramente ben drenato, spesso a base torbosa. Un terreno ideale è il nostro terriccio substrato Flora & Pot, che produciamo direttamente e che potete trovare sul nostro negozio online. Inutile dire che la calatea ha bisogno, come dicevamo, di temperature miti come quelle dei nostri ambienti domestici e lavorativi, quindi le temperature di sviluppo ideale sono comprese tra i 18 e i 25 gradi. Un fattore molto importante per mantenere al meglio le foglie della calatea, soprattutto nelle stagioni invernali, quando i riscaldamenti domestici asciugano molto l'aria, è quello di garantire alla pianta sempre una certa dose di umidità, vaporizzando frequentemente, possibilmente anche ogni giorno, gli apparati fogliari della calatea con un vaporizzatore, utilizzando magari, se si può, dell'acqua distillata. Anche se dal punto di vista nutritivo queste piante non sono particolarmente esigenti, il mio consiglio è quello di dare con cadenze regolari del concime per piante verdi, può essere granulare o liquido diluito nell'acqua di irrigazione. Vi consiglio di seguire sempre le dosi di etichetta del prodotto che avete in casa. Anche se queste piante non sono particolarmente sensibili agli attacchi dei parassiti, è possibile che vi ritroviate qualche afide, qualche cocciniglia. In questo caso possiamo intervenire con un insetticida specifico che trovate anche sul nostro negozio online. Il mondo delle calatee è veramente vastissimo, vi invito a fare un giro sul nostro negozio online per scoprirle tutte. Approfondite l'argomento leggendo l'articolo sul nostro blog che è linkato qua sotto. Bene amici, prima di salutarvi, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube, io vi aspetto la prossima settimana con un nuovo video. Dai Vivai Le Georgiche è tutto, alla prossima!